Allora, buongiorno a tutti. Io sono Paolo D'Achille e insegno nel corso di laurea in lettere, ma non solo, naturalmente, linguistica italiana, quindi ogni tanto storia della lingua italiana, ogni tanto dialettologia italiana, ogni tanto linguistica italiana contemporanea. Con i colleghi ruotiamo un pochino e il prossimo anno farò il modulo istituzionale che ho fatto già quest'anno, quello da 12 crediti, destinato appunto alle matricole per fornire le basi per le nostre discipline, che sono importanti sia per quello che riguarda l'insegnamento, sia per quello che riguarda in generale il rafforzamento del possesso dell'italiano, che è molto importante per gli sbocchi professionali di cui abbiamo parlato nell'incontro comune. Dunque, essendo questo l'anno dantesco ed essendo dopodomani il Dante D, io pur non essendo propriamente un dantista, nel senso che ovviamente ho studiato Dante, ma non costituisce propriamente il mio campo di studi, ho pensato che fosse il caso di parlare un pochino brevemente, di introdurvi a Dante. E allora il titolo che ho dato è Dante e la lingua italiana barra Dante e la lingua italiana. Qui possiamo cavarcela con una sola etichetta, mettendo un accento in rosso su E. Devo dire che questa idea non è mia, l'ho presa a uno dei grandi dantisti della tradizione italiana, Ignazio Baldelli, che così tenne una lezione ormai molti anni fa, la lezione anche pubblicata all'Accademia della Crusca. Ecco, il rapporto con Dante e la lingua italiana, ma dire anche che senza Dante la lingua italiana non esisterebbe. Allora, faccio anzitutto una precisazione. Il termine italiano per indicare la nostra lingua è piuttosto tardo. Una delle prime attestazioni di Leonardo da Vinci, che appunto era tra l'altro un uomo senza lettere che non conosceva il latino, quindi cominciano nel 400, ce n'è una anche anteriore, ma è molto marginale. Si parlerà a lungo di volgare, Dante parla appunto di volgare del sì, adesso lo preciseremo meglio. Poi si parla di fiorentino, si parla di lingua comune a seconda dei punti di vista, perché il dibattito fu molto dibattuto. Soltanto pensate, nel XVIII secolo il termine italiano per indicare la nostra lingua si impone molto in ritardo, per esempio rispetto a francese o castigliano per indicare lo spagnolo. E insomma, questo ci dice già lunga il fatto che il vocabolario degli accademici della Crusca, che è il primo vocabolario di tutte le lingue moderne, e non dice di quale lingua si tratta, proprio perché i cruscanti volevano che tutti potessero comprare il vocabolario, e quindi dire fiorentino, dire toscano, dire comune poteva significare perdere una fetta di pubblico. Allora, dicevo, Dante non parla di italiano, non adopera neanche italiano come aggettivo. Italiano è una formazione appunto della nostra lingua, formata dal toponimo Italia più il suffisso ano, che esisteva già in latino, ma in latino si diceva italo o italico, e Dante, che succede? Usate i microfoni? Potete togliere i microfoni? Adesso disattivo l'audio. Grazie, scusa Monica. Professore, un attimo. All'audio spento. Ecco, e non solo questo, adesso si è acceso? Sì, professore, sì. Ecco, scusate. Allora dicevo, non è stato il primo naturalmente a usare il volgare, ma è stato il primo che ha percepito l'unitarietà delle diverse parlate in Italia.
cioè è stato il primo che ha dato il significato a Italia per indicare la penisola e le isole maggiori. Molto spesso, per esempio, in un affresco di Cimabue ad Assisi, per Italia si intende Roma, appunto la scritta Italia con la Y identifica una città, e invece Dante percepisce appunto i confini dalle Alpi fino alla Sicilia, con la Sardegna, anche la Corsica, allora, e lo chiama il bel paese, questa un'espressione che ricorda appunto nel famoso canto dell'inferno del conte Ugolino, soprattutto perché tra le diverse parlate italiane che Dante conosceva benissimo, perché purtroppo per lui era in esilio, sente che sono accomunate dall'affermazione sì, dal latino sic, ma Dante non sapeva che derivava dal latino, anzi, rispetto all'hoc e lo il che si hanno nelle altre parlate romanze a Dante ben note, e cioè appunto il francese antico e il provenzale o occitano antico. Quindi, se già nel De Vulgari Eloquentia Dante percepisce l'unità della nazione, quello è un elemento fondamentale che costituisce poi la base per la commedia, commedia per Dante, poi detta Divina nel Cinquecento, percepito come poema indirizzato a tutti gli italiani. Adesso non si sposta più il... Oh, mamma mia. Nel De Vulgari Eloquentia, rispetto alla commedia, c'è però una differenza. Dante infatti cerca il volgare illustre, cioè quello che può essere adoperato dai colti per diffondere appunto la scienza, la letteratura, tutta la comunicazione che quindi doveva essere aperta al popolo, ma a un livello in qualche modo alto. Quindi parla appunto di volgare illustre che non può identificarsi con quello di nessuna delle parlate municipali. E tra i primi volgari che, secondo Dante, non possono essere alla base del volgare illustre, ci sono il romanesco, che Dante ritiene il peggiore dei volgari, era un romanesco diverso da quello che conosciamo, però c'è già questa palma di dialetto particolarmente, come dire, popolare, sgradito a Dante, il quale però ce l'aveva anche con il Papa, quindi insomma c'è anche un motivo politico, e poi subito dopo il fiorentino. Quindi il fiorentino nel De Vulgari Eloquentia non è considerato la base del volgare illustre, ma quando Dante poi scrive la commedia, la base della commedia è proprio il fiorentino. Perché? Perché naturalmente la commedia è un poema particolare che tratta anche di materia non oggetto del volgare illustre, non oggetto della poesia alta, come sono molti canti dell'inferno, e quindi anche alcune parole che Dante nel De Vulgari Eloquentia avevo detto che non erano adatte alla forma maggiore del volgare di allora, alla forma poetica maggiore, e cioè la canzone, Dante le adopererà nel suo poema, per esempio babbo, mamma e anche alcune espressioni fiorentine che nel De Vulgari Eloquentia aveva censurato. Ma naturalmente le parole non sono fiorentine, Dante adopera anche parole latine, ovviamente parole di origine provenzale, parole dialettali di altro dialetto, però la forma base del poema è sicuramente il fiorentino. E proprio per merito di Dante, la cui lezione viene poi ripresa da Petrarca e da Boccaccio, che però non avevano questa visione, soprattutto Petrarca, questa visione totalizzante del volgare che ha Dante, proprio l'uso della commedia è stata alla base dell'italiano. Quali sono gli aspetti per cui noi possiamo dire che parliamo ancora la lingua di Dante? A livello di fonetica, per esempio, noi diciamo famiglia, lingua, fungo, non famiglia, lingua, fungo, come si hanno in tante parlate dialettali. Pensiamo al veneziano, alla famegia, no? E così via. L'esito dei nomi latini narium è aio e non aro, quindi diciamo notaio e non notaro, paio e non paro, gennaio e non gennaro. Naturalmente le forme in aro sono ancora vitali a livello dialettale, alcune parole romane si sono diffuse in tutta Italia con questo suffisso, però nello standard italiano appunto abbiamo avuto aio e non aro come era a Firenze e non nel resto d'Italia. E ancora ar è diventato er, quindi canterò e non cantarò, margherita e non margarita. Certo, poi abbiamo mozzarella, abbiamo altre parole che sono entrate dopo, però quella che era la base della lingua
mantiene questo tratto che è anche del fiorentino. E poi naturalmente i dittonghi spontanei, piede, uomo, che effettivamente non erano neanche nella tradizione siciliana, che ha lasciato per esempio alcune parole non dittongate che anche Dante accetta, come foco per esempio, come tepido, come fera e così via. Ancora più importante a livello morfologico, cioè gli aspetti che noi identifichiamo come grammatica. Ecco, per esempio, tutte le tre persone, la prima persona plurale del presente indicativo per tutte e tre le coniugazioni verbali è in iamo e non in amo, emo, imo. Amo, emo, imo sono di diretta derivazione latina, quindi niente di male che i vari dialetti che derivano dal latino le abbiano adoperate e che siano ancora vitali, di nuovo per esempio nel romanesco, ma l'italiano standard ha accolto la forma iamo, che dalla seconda classe si è estesa anche alle altre due e l'ha generalizzata sia per il presente indicativo sia per il presente congiuntivo. E ancora nel passato remoto le forme di derivazione latina erano aro e iro, essi sono invece diventate arono e irono, prendendo quel no dalla forma del presente, sono, vengono, questo no si è aggiunto anche al passato remoto, e queste erano forme diffuse nelle prose ma non ancora in poesia. Con Dante entrano anche nella poesia, entrano altre anche nella commedia, e quindi sono quelle a cui poi l'italiano si è uniformato. E ancora il condizionale in molte zone d'Italia e anche nella tradizione poetica, per merito diciamo dei siciliani, si sono diffusi la forme in ia, sapria nel senso di non saprei, una forma ancora vitale per esempio in Leopardi, ma nella prosa e poi quindi nello standard italiano c'è il condizionale in ei e in ebbe. Ecco, poi sulla nascita del condizionale vi dirò meglio quando verrete a sentire le mie lezioni di grammatica storica, perché come sapete il condizionale in latino non esisteva, se non lo sapete lo apprendete adesso, e quindi è un'innovazione del mondo romanzo, nato probabilmente come futuro del passato. Ancora più importante è il ruolo avuto da Dante nell'italiano per quello che riguarda il lessico. Un grande linguista, Tullio De Mauro, ha scritto, ha curato, ha diretto il grande dizionario della lingua italiana nel 1999 e ha parlato di tre, come dire, ha diffuso, ha analizzato il lessico in varie sottosezioni, cioè le parole di ambito specialistico, le parole arcaiche, le parole che come dire, indicano concetti che sono noti ma che non usiamo, e poi soprattutto il lessico fondamentale, cioè le 2000 parole che usiamo tutti più spessi. Tutti gli italiani ci riconosciamo perché si tratta di parole che conosciamo tutti e che adoperiamo frequentissimamente. Bene, di queste circa 2000 parole, il 60% era già presente nel 200, nei documenti anteriori a Dante, ma dopo l'esperienza di Dante la percentuale sale al 90%, perché nel poema di Dante, Dante accoglie anche tante parole dell'uso comune, tante parole che prima non avevano trovato spazio nei testi volgari e che sono diventate effettivamente parole comuni. Vi faccio un esempio abbastanza, come dire, espressivo. Culo. Culo Dante lo adopera effettivamente. Prima no, non era documentato, non lo adoperiamo naturalmente in certe forme, però è una parola tuttora viva e la troviamo già effettivamente in Dante. Come vi dicevo, Dante accoglie tante parole popolari e non a caso appunto non saranno poi accolte da Petrarca, che punta naturalmente a un lessico molto più selettivo in rapporto al ovviamente alla sua lirica amorosa. Alcune saranno in qualche modo abbandonate, ma nella tradizione letteraria, se non in forme particolari di poesia comica, ma poi ce le ritroviamo. Ma oltre a questo, Dante conia o recupera dal latino anche una serie di parole che tuttora adoperiamo, per esempio facile non c'era prima in italiano, si diceva agevole, l'ha ripresa Dante dal latino e ora facile è appunto una parola del lessico fondamentale. Anche fertile, anche feroce, no? Una belva feroce è una parola del tutto normale, ma appunto l'ha lanciata Dante.
non solo, Dante ha anche poi creato delle parole, Dante era anche un onomaturgo, un inventore di parole, per esempio tutti i cosiddetti verbi parasintetici, imparadisarsi, cioè andare verso il paradiso, immiarsi, entrare in me, inanellare, mettere l'anello al dito, nel famoso canto di Pia de Tolomei, sono tutte parole inventate da Dante, ma ce ne sono anche alcune dei nomi entrate nell'uso comune proprio per il grande successo della commedia. Pensiamo bolgia, che adoperiamo ancora per dire stato di confusione, pensiamo girone, i vari gironi dell'inferno, pensiamo acume per indicare appunto la capacità, la profondità di una analisi legata appunto ad acuto. Il prossimo 25 marzo, come vi dicevo, si festeggerà il secondo Dante Dì. Purtroppo questa festa è stata che più o meno il 25 marzo, perché secondo la tradizione è quella la data in cui inizia il cammino di nostra vita, il percorso di Dante nei tre regni infernali, e quindi per questo c'è questa data che coincide tra l'altro anche con i primi giorni di primavera. E purtroppo è capitata nella pandemia, quindi le iniziative sono prevalentemente a distanza, ma rafforzati dal fatto che siamo nell'anno dantesco, perché il 2021 ricorre il 700° anniversario della morte di Dante, insomma è molto lontano ormai cronologicamente, ma è ancora vicino, l'Accademia della Crusca ha preso tante iniziative, tra cui quella di fare la parola di Dante fresca di giornata, cioè tutti i giorni per tutto l'anno, comprese le domeniche, verrà pubblicata una parola attestata in Dante con la terzina e poi con una brevissima spiegazione fornita da un accademico, da un collaboratore dell'Accademia. Quindi un'occasione per ricordare, per invitare a rileggere Dante e anche per renderci conto della eredità linguistica che Dante ha lasciato. Ecco, io che sono appunto, faccio parte immediatamente, se volete, dell'Accademia della Crusca, che sono anche il responsabile della consulenza linguistica, ho fatto anch'io qualche parola, ho dato anch'io il mio piccolo contributo e ve ne propongo tre. Per esempio, Bella persona, questa è uscita il 3 gennaio, è il famosissimo canto di Francesca, una delle terzine che cominciano con Amor, Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu polta, e il modo ancor m'offende. Ecco, bella persona, che qui significa bel corpo, c'è il riferimento, siamo nel girone dei lussuriosi, all'amore anche carnale che ha legato a Francesca, a Paolo, e indica appunto questo, indicherebbe propriamente l'aspetto fisico che fece innamorare Paolo di lei, così come al contrario anche lei, viceversa, anche lei si è innamorata di lui, si parla del suo piacere sì forte. Ecco, l'espressione è poi rimasta, oggi la adoperiamo invece a chi ha doti morali, quindi essere una bella persona significa essere generoso, essere leale, non dire male degli altri, è diverso rispetto a una brava persona, non implica soltanto un comportarsi bene, ma proprio avere una profondità, un'anima volta in qualche modo al sentire le cose degli altri. Eppure, pur con questo mutamento semantico, questa sequenza bella persona con un valore diverso risale a Dante. Ancora un altro esempio, Cricchi. Che cos'è Cricchi? Corrisponde al nostro cric. Dante mette la I perché nel fiorentino antico, e tuttora nel fiorentino contemporaneo, non potevano esserci parole che finivano in consonanti. Non a caso la Toscana è forse la regione più ostile agli anglismi, perché appunto le finali consonanti che sono sgradite al loro sistema fonetico, quindi mette I, riprende la I del tonico, cric, ma indica esattamente la stessa cosa. E qua siamo nel canto appunto di quello del Conte Ugolino, siamo nella parte più bassa dell'inferno, il Cocito, il fiume ghiacciato infernale, che di fatto è un lago perché occupa la parte più bassa. E che cosa dice Dante? Quivi che se Tambernicchi vi fosse succaduto o Pietrapana, non avria pur da l'orlo fatto cricchi. Cioè era talmente spesso questo ghiaccio che nel fondo ricopriva il Cocito, che neppure se due cime delle Alpi Apuane, ben note a Dante, vi fossero precipitate sopra,
non sarebbero neanche riusciti a scalfire, non ci sarebbe stato neanche un piccolo cric. Ecco, questa parola che è, noi diciamo, onomatopea, c'è un termine ancora più tecnico che definisce come ideofono, che è tipico per esempio di tante lingue africane che indicano appunto rumori, suoni. Ecco, questa è una delle prime che Dante adopera, troviamo anche in Dante, e adopererà anche nel Paradiso Tintin per rendere il rumore di un orologio a sveglia. E lì tin non deve aggiungere la vocale perché la finale in n, il fiorentino, e l'italiano lo accetta, quindi con, no, pensiamo, quindi abbiamo altre parole. Terzo elemento, un altro esempio, questa è un'espressione, occhi di bragia. Ecco, l'episodio del primo diavolo, il primo demonio che Dante incontra è Caronte, di tradizione già naturalmente classica, che traghetta le anime al di là del fiume, del primo fiume dell'inferno, e dice: Caron, demonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Ecco, quindi cosa vuol dire occhi di bragia? Occhi che sembrano carboni ardenti, cioè che apparentemente sono cupi, sembra che non... come dire, non brucino come appunto la brace sul braciere nel camino, ma poi appena sollecitata mandano scintille, quindi pronto in qualche modo a colpire, a fare del male. E questa espressione ricorre tuttora, ho sentito parlare di occhi di bragia anche per alcuni personaggi di cattivi, dei cartoni animati, dei film, e ha tenuto in vita anche la forma bragia rispetto a brace, che era una forma piuttosto dell'ambito settentrionale. Dante appunto dà ogni tanto un, come dire, accoglimento anche a parole non propriamente fiorentine, anche se fiorentina è tutta l'impostazione. Ecco, io questo è l'esempio di mini lezione che vi ho proposto, spero di essere stato appunto nei tempi, mostrarvi come Dante non possiamo considerarlo facile, i 700 anni pesano, l'italiano è cambiato, parliamo ancora la lingua di Dante, ma ovviamente ci sono stati dei cambiamenti, e tanto più da quando l'italiano dopo l'unità è diventato una lingua parlata, una lingua viva, ma naturalmente c'è anche un filo che continua ancora a legarci a Dante, grandissimo poeta, quindi naturalmente ha un'importanza per la storia della letteratura universale, ma per poter capirlo bene dobbiamo anche capire la lingua, negli elementi di vicinanza che io ho naturalmente accentuato, ma anche in quelli di lontananza che richiedono uno studio che appunto il percorso umanistico affrontato nella laurea triennale e nella laurea magistrale sicuramente vi consentirà di acquisire. Con questo posso togliere la condivisione. Bene, se qualcuno vuole fare una domanda al professor D'Achille oppure intervenire in qualche modo sulla lezione o fargli delle domande, insomma, sull'offerta formativa del nostro dipartimento. Assolutamente sì. Mi vedono, sì, ora è ritornata la mia... Sì, Paolo, ti vedono. Bene, grazie. Vedono. Ecco, come vedete, prima si è detto che Roma 3 è un'università giovane, io rappresento invece la vecchia guardia, ci siamo un po' divisi e quindi c'è anche la presenza di un docente di una certa età, diciamo così. Paolo, mentre facevamo la live, una studente ha fatto una domanda che magari, insomma, alla quale si può rispondere adesso. Ha chiesto qual è diciamo, il peso del latino nello studio a lettere moderne, fondamentalmente. Benissimo, certo, sì, sono molto contento di rispondere a questa domanda. Allora, per legge, in qualche modo, tutte le lauree in lettere prevedono, di qualunque curriculum, prevedono che ci siano almeno 12 crediti di latino, quindi almeno un esame impegnativo di latino. Ora, è ovvio che chi lo ha fatto alle superiori è avvantaggiato,
però mi rendo conto che ci rendiamo tutti conto che è un ostacolo, ma per chi appunto latino lo ha studiato poco o non lo ha studiato affatto, però non è un problema perché abbiamo un corso di base di latino e quindi appunto ci sono delle lezioni specifiche per consentire di imparare il latino anche a coloro che non lo hanno studiato, quindi basta semplicemente frequentare questo corso, impegnarsi naturalmente e fare superare poi magari a quel punto non il primo anno ma il secondo l'esame di latino, ma c'è una grande disponibilità anche da parte dei colleghi latinisti a venire incontro a studenti che non hanno questa, questa competenza. Ecco, io vi devo dire che una certa conoscenza del latino, anche per lo studio della letteratura italiana, in cui la componente umanistica è sempre stata importante, ma anche nello studio dei documenti, della storia dell'arte, il latino è parte in qualche modo, pensiamo no, al latino ecclesiastico, al latino della Chiesa, alla è stato in latino fino al Concilio Vaticano II, quindi come dire non si può del tutto ignorare. Poi naturalmente non dobbiamo pensare che sia il centro del nostro lavoro, però il latino è importante anche appunto per, tra l'altro molti latinismi sono entrati in inglese, quindi anche la terminologia generale dell'uso comune ha una dell'uso internazionale ha una base latina e quindi senza spaventarsi supererete anche affronterete anche un primo esame di latino. Poi naturalmente chi fa lettere classiche approfondirà anche il latino, il greco e così via, però anche gli studenti dei due curricula di lettere moderne, e cioè letteratura linguistica italiana e il mondo contemporaneo, almeno questo esame di latino, tra l'altro essenziale anche per l'insegnamento, sarà messo nelle condizioni di poterlo superare con successo. Allora, sono arrivate delle altre domande, te le leggo Paolo così tu puoi rispondere. Bene, grazie. Allora, quanto è importante la lingua inglese nel corso di laurea di lettere antiche? E allora, nel corso di laurea di lettere antiche, lì c'è una, tra l'altro una tradizione in cui per lungo tempo è stato il tedesco, lingua fondamentale della filologia classica, però anche l'inglese, anche il francese hanno dato tutti un contributo. Noi facciamo una soglia per cui almeno finora il livello B1 deve essere posseduto e quindi bisogna conseguire alcuni crediti, finora è stato il B1, può darsi che lo alzeremo il B2 perché poi nei corsi di laurea magistrale, alcuni dei quali hanno una prospettiva internazionale, bisogna effettivamente avere il B2. Quindi anche se non è centrale lo studio della letteratura inglese, però una competenza linguistica, lì diciamo un po' a parti invertite, no? Qui per noi la presenza dell'inglese è sicuramente più importante, quindi, ma anche i colleghi classicisti sanno che appunto almeno un livello accettabile di inglese va sostenuto e quindi almeno una prova presso il Centro Linguistico di Ateneo, un corso di inglese anche per lettere antiche deve essere assolutamente posseduto. Allora, un'altra domanda invece è: studiando latino nella facoltà di lettere moderne, le facoltà non esistono più, comunque esatto. I corsi di laurea, nel corso di laurea di lettere moderne, si può dopo la magistrale insegnarlo a scuola, suppongo? Sì, allora certamente l'importante è avere quei numeri minimi, quel numero minimo di crediti richiesto dalle tabelle ministeriali. Attualmente per insegnare latino bisogna aver conseguito 24 crediti di latino, quindi il corso istituzionale previsto per tutti, il primo anno chi lo vuol fare, negli anni successivi chi vuol prima acquisire meglio qualche elemento di più e poi per esempio altri due corsi da 6, uno che si può conseguire ancora nell'ambito della laurea triennale, uno che si può conseguire nella laurea magistrale. Ecco, in queste c'è anche una didattica del latino che abbiamo attivato da qualche anno e che quindi è particolarmente consigliato a quelli sia che facciano lettere classiche sia che facciano lettere moderne, che pensano a questa prospettiva dell'insegnamento, che tra l'altro è una prospettiva molto importante a cui
cui appunto, come aveva detto Massimo Giuseppetti, nell'incontro generale tradizionalmente siamo sempre stati attenti qui a Roma 3, e che comunque è anche una, permettetemi di dirlo, anche una prospettiva di lavoro sicuramente piena di soddisfazioni, perché il contatto con le generazioni più giovani aiuta comunque a mantenere il cervello vigile e ad aprirsi anche alle novità. Fatevelo dire da me che grazie appunto al mio contatto con gli studenti, anche con i miei figli, cerco di tenermi, avete visto, sono un po', come dire, non proprio espertissimo per quello che riguarda il caricamento, ma comunque cerco di far fronte anche alle novità che vengono dall'informatica. Allora, altra domanda. Anche il greco è da considerare nel percorso di studio se si prende lettere, se si prende lettere antiche e filologia? Sì, il greco per lettere antiche è assolutamente fondamentale, perché la letteratura latina si appoggia in qualche modo sulla greca, quindi pensare di fare lettere antiche senza il greco è assolutamente impossibile. E mi permetto di dire, il greco è anche fondamentale per archeologia, perché anche lì è la componente greca. Qua in Italia, appunto, la Magna Grecia, come fai a non sapere almeno un pochino di greco? Anche qui però posso dire che abbiamo il corso di base di greco. Coloro che non hanno fatto il greco lo possono frequentare, e quindi come inizio per poter poi affrontare lo studio del greco. Ah, non ho detto questo, che tanto il corso di latino quanto quello di greco permettono di acquisire crediti, quindi chi li frequenta ha comunque, tra i laboratori, inserisce anche questo corso, quindi lo adopera anche per raggiungere il numero di crediti necessario per laurearsi. Quindi sì, per lettere classiche il greco è importante. Posso però dire questo, che in un curriculum sul mondo contemporaneo offriamo anche un corso di greco per chi non conosce il greco, relativamente all'importanza del teatro greco nella cultura moderna. Quindi come possiamo ignorare l'Edipo Re, per esempio, no? che è fondamentale, il mito di Antigone, il mito di Medea. Si tratta di figure centrali riprese poi da tanti drammaturghi italiani e stranieri, e quindi c'è anche tutta la terminologia del teatro, pensiamo scena, platea, è greca, e quindi c'è anche questa possibilità di, per chi però è di lettere moderne, non di lettere antiche, di avere questo approccio con la cultura greca, con la letteratura greca in italiano. Non ho sentito. Pardon, Monica, si è tolto. Pardon, avevo disattivato il microfono. Allora. Domanda da $1.000.000. Ad oggi, per uno studente che aspirerebbe, dopo laurea e percorso necessario, all'insegnamento di materie umanistiche, è preferibile intraprendere il percorso di lettere moderne o di lettere classiche? Allora, le scelte vanno fatte in base alle attitudini e in base, non è, io questo ve lo dico con appunto con molta tranquillità, non potete pensare già all'inizio a quelle che saranno come dire l'approdo finale, perché la scelta del percorso può cambiare in itinere a seconda di quello che ci insegnano i vari docenti. Quindi alcune materie che così abbiamo fatto quasi casualmente per riempire costituiranno poi proprio quelle il nostro centro di maggior interesse, quindi questo non è possibile dirlo. Io credo che comunque, con l'aiuto dei tutori, con l'aiuto degli altri docenti, quelli con cui vi laureate, quelli con cui avete magari acquisirete maggiore confidenza, tanto dal percorso classico quanto dal percorso moderno è possibile insegnare italiano, latino, storia, geografia, eventualmente anche greco per chi può, mettendo quel numero di crediti necessari nel corso della laurea, sia triennale sia magistrale. Il percorso per l'insegnamento purtroppo cambia spesso a seconda dei ministri, e quindi a volte inseriscono qualche altra cosa. Per esempio, adesso sono obbligatori alcuni crediti di pedagogia che molti laureati da poco non hanno conseguito, ma anche in questo caso Roma 3 si è attivata, e quindi c'è un percorso particolare che consente agli ex alunni di acquisire
attraverso corsi online, attraverso, come dire, uno studio intensivo, anche questi crediti. Ripeto, dovete stare attenti a inserire nel percorso tutti gli esami che vi consentono di acquisire quei crediti. Poi veniate da lettere moderne, veniate da lettere classiche, non importa. Aggiungiamo che c'è, come ha detto prima Giada, la nostra studentessa, una quota non trascurabile di esami a scelta, e lì per esempio anche un classicista può mettere degli esami di letteratura contemporanea, anche un modernista può inserire un percorso di letteratura greca o di storia greca. Quindi, come dire, siamo aperti alla possibilità di mescolare un po' anche i curricula. Allora, c'è qualche altra domanda? Diciamo che... Allora, a questa posso rispondere direttamente io. I corsi base che offrite di latino e greco sono gratuiti o a pagamento? Sono assolutamente gratuiti, nel senso, certo, insomma, che si pagano le tasse universitarie, ma fanno parte dell'offerta formativa. Poi c'è qualche altra domanda... buongiorno e grazie mille. La mia domanda è: se intraprendendo un corso di laurea di lettere moderne sia possibile dare un esame di letteratura greca? Ma forse il professore ha già risposto. Ho già detto, certo, sì. Senz'altro sì. Quindi chi ha, è un'altra domanda di Sara, chi ha già conoscenze a livello di liceo classico del greco e latino può anche non seguire il corso base? Certo. Certo, latino, certo, il corso ovviamente. Base è per chi non ha conoscenze, anzi chi viene dal classico in genere non è neanche ammesso a questi corsi, nel senso che li può anche frequentare ma non ottiene crediti, perché chiaramente si deve dare per presupposto che il latino e il greco lo sappia. No, certo, se lo avete fatto bene non è inutile che uno va a, sì, può servire una volta per come dire, ripassare qualche cosa, ma andate direttamente con i docenti delle discipline lingue e letteratura latina, lingue e letteratura greca, ovviamente. Allora, poi c'è: per diventare filologo, Stefania scrive, per diventare filologo è consigliato prendere lettere antiche o moderne? Dipende da che cosa, da che filologo uno vuole essere, perché la filologia, che è lo studio, l'amore per la lingua, per, no, ovviamente, e quindi si intende lo studio dei manoscritti, lo studio delle varianti d'autore, il contatto diretto con i testi originali o comunque manoscritti, o magari anche le cinquecentine più antiche, ha un ambito molto ampio. C'è la filologia germanica, c'è la filologia romanza, c'è la filologia slava. Quindi filologo è un termine generale che spesso indica anche gli storici della lingua, come sono io, o i letterati, come sono i colleghi di letteratura italiana, però che sono stati particolarmente attenti ad analizzare, a studiare i testi. Quindi ovviamente noi abbiamo delle discipline di filologia classica, che guarda anche allo sviluppo successivo della filologia classica, filologia della letteratura italiana, insegnate tutte e due con dei colleghi bravissimi, e tra l'altro Maurizio Fiorilla di Lettere Moderne è anche proprio uno specialista in Dante, Petrarca, Boccaccio, quindi negli autori fondamentali della letteratura italiana, e quindi naturalmente dipende dai vostri interessi. Ma ovviamente anche l'edizione di una delle lettere dei semicolti, di cui ogni tanto mi sono occupato io, anche quella presuppone una competenza filologica per capire come dobbiamo pubblicarle, quali sono i criteri, come appunto studiarli e cercare di cogliere il testo, senza dire poi che nella letteratura contemporanea c'è anche la filologia d'autore, quindi vedere come si è creata l'opera d'arte, la poesia all'interno dello stesso poeta, quindi una versione precedente, confrontare le correzioni che sono state apportate. A volte anche quando il testo è stato stampato sulla propria copia in vista di una nuova edizione, magari poi non fatta, alcuni scrittori hanno corretto qualche cosa, anche quella è ovviamente filologia. Quindi questo dipende dal campo, dal vostro interessi che avete attualmente, ma anche quelli che come dire, cresceranno nel contatto con i docenti. Ultima domanda per il momento è di Isabel: con lettere moderne cos'altro si può fare oltre all'insegnante?
Allora, intanto diciamo che l'insegnante non si può fare subito dopo lettere moderne, ovviamente, no? Perché lettere moderne devi fare poi il percorso successivo di una laurea magistrale e poi naturalmente partecipare in qualche modo. Sì, si possono poi cominciare le supplenze, ma poi bisogna completare il percorso, fare appunto dei concorsi. Quindi di per sé lettere moderne non consente immediatamente di fare l'insegnante. Questo è il primo dato. Beh, naturalmente tutte le lauree triennali che poi non proseguono ci danno accesso a una serie di professioni, ma naturalmente un po' meno rispetto a quelle del percorso magistrale. Comunque, come dire, gli ambiti quali possono essere? Per esempio, l'editoria. L'editoria richiede moltissimo una attenta conoscenza di come si dispone un testo, come si predispongono te, di revisione dei testi anche in rete, quindi questa operazione di redattore-revisore è sicuramente, e qui naturalmente la quantità di lingua scritta o trasmessa che viene prodotta è sempre tanta, quindi questo è un primo elemento. Anche attività di carattere in qualche modo didattico, ricreativo, diciamo così, quindi lavoro in enti pubblici o privati che puntano alla comunicazione, che puntano alla predisposizione di eventi culturali e così ancora lavori in archivi, biblioteche, naturalmente bisogna fare degli esami specifici, bibliografia, biblioteconomia, archivistica, che abbiamo comunque attivato in contratto, ma quindi le possibilità possono essere varie. Non c'è solo l'insegnamento, anche se in prospettiva quella certamente è una prospettiva. Diciamo ancora un'altra cosa che non ho detto, anche l'insegnamento dell'italiano come L2 agli stranieri, che è una realtà che dura da tempo e naturalmente il fatto che chi viene qui per sfuggire guerre o per la ricerca di una vita migliore, deve comunque conoscere l'italiano e quindi la possibilità di insegnare italiano agli stranieri. Le iniziative ci sono già e dobbiamo pensare che saranno sempre assolutamente in crescita. Allora, c'è qualche altra domanda. Ma su tante, niente, io vorrei anche qualche domanda sulla lezione, se non è stato chiaro, no. Scherzo, naturalmente. Prego, Monica. Allora, una studentessa chiede se partendo da un tecnico economico è possibile intraprendere appunto gli studi di lettere moderne o classiche. Mi sembra che abbiamo già risposto, È Paolo. possibile, naturalmente ci vuole una forte motivazione per poter colmare eventualmente qualche lacuna, essere disposto a frequentare un corso di latino di base e superare un esame di latino. Ecco, cioè io credo che la preparazione di base sia un elemento fondamentale a prescindere dalla scuola che uno ha frequentato, perché puoi anche venire dal classico e aver studiato poco e non è detto quindi che tu non incontri delle difficoltà. Insomma, la adesione alla cioè la scelta per qualcosa che piace, qualcosa che vogliamo fare, sicuramente aiuta. Dobbiamo essere anche consapevoli di quelli che sono i nostri limiti ed essere disposti a superarli. Superarli anche gradualmente. Quindi, se magari i primi esami non saranno brillantissimi, non importa, si acquisisce una metodologia, si va avanti e si migliora. Allora, riassumo insieme un paio di domande. Una è una studentessa che chiede se secondo lei, a suo parere, potrebbe essere pregiudicante non iniziare l'università appena finito il liceo. Qui è più un conforto Sì. Allora, psicologico. Poi sì. ne metto insieme un'altra che chiede se chi ha il livello B2 di inglese deve comunque sostenere gli esami presso il centro Benissimo. linguistico Allora, di questa Ateneo. rispondo che chi ha il livello B2 ed è certificato da uno degli istituti riconosciuti, basta che esibisce quello, il centro linguistico si limita a certificarlo e quindi ha già i suoi crediti. Quindi in quel caso no, i corsi vengono fatti per coloro che non lo hanno o non sanno in
in qualche modo di averlo, vogliono verificarlo. Chi ce l'ha certificato basta che consegna appunto la certificazione, o comunque chi ce l'ha anche se non l'ha certificato basta che fa il test di posizionamento linguistico all'inizio, e quindi una volta fatto quello e una volta che il centro linguistico d'Ateneo certifichi il livello, ovviamente quei crediti sono acquisiti, quindi certamente non c'è un ulteriore aggravio, anzi bene se avete questo B2 che è sicuramente molto importante anche per la laurea magistrale. Quanto all'altro punto, noi abbiamo spesso studenti che si iscrivono dopo qualche anno in cui hanno lasciato gli studi, o magari prendono il corso di laurea in lettere come seconda laurea dopo aver fatto una laurea in ambiti molto diversi, che però non li ha soddisfatti anche se dà qualcosa sul piano lavorativo. Quindi questo sicuramente è possibile. Io naturalmente devo invitare a non perdere tempo, cioè nel senso che se avete un anno in cui avete modo di lavorare un po', come dire, qualche occasione di lavoro che vi rende impossibile seguire concretamente un insegnamenti universitari, per quanto appunto ci sono anche facilitazioni per gli studenti non frequentanti, potete sicuramente farlo. Meglio sarebbe non interrompere il percorso tra il percorso del liceo, della scuola secondaria superiore e l'università, però una volta che questo iato si è prodotto è assolutamente recuperabile. Io ho avuto anche dei bravissimi studenti che sono venuti dopo, studenti e studentesse che hanno ripreso, dice ma io sono più grande, non importa, e anzi si rinfresca di nuovo la mente e hanno in qualche modo recuperato e superato con grande successo gli esami, laureandosi in tempi anche rapidi, quindi è sicuramente possibile. Ultima domanda, poi forse andrei verso la chiusura. C'è un momento che recupero il nome, è possibile. Andrea chiedeva se ci sono sbocchi lavorativi nel campo dell'editoria, secondo lei, per chi studia lettere classiche o lettere moderne. Sì, allora, come credo di aver accennato, sbocchi nell'ambito dell'editoria ci sono e ci sarebbero. Il problema, un pochino, devo dire in qualche modo la verità, è che qui a Roma, nel Lazio, non abbiamo proprio grandissime case editrici, per esempio per quello che riguarda l'editoria scolastica. Ecco, l'editoria scolastica è per rivedere libri, predisporre esercizi, quindi che vi posso dire a Torino, a Bologna, soprattutto con la Zanichelli, a Milano, a Firenze, questa possibilità è una possibilità assolutamente frequente. Qui a Roma è un pochino più difficile, però abbiamo anche case editrici, organizziamo anche degli stage presso queste case editrici e quindi una certa possibilità c'è. Sarebbe anche molto importante ogni tanto organizzarsi in cooperative, perché spesso la revisione di libri, la cura editoriale viene data più che con l'assunzione diretta attraverso affidando un appalto a una cooperativa, ma insomma l'ambito dell'editoria non lo trascuriamo assolutamente, e anzi forniamo tutti gli strumenti per uno sviluppo anche in quel campo. Dipende un po' da alcune situazioni esterne che, ripeto, non ci favoriscono meno rispetto ad altre realtà del paese. Bene, allora io direi che il professore, ecco, può chiudere, salutiamo tutti quanti, io vi saluto e lascio la parola al professore. Bene, io vi ringrazio, spero di avervi accolto nel modo migliore, e posso anche dire che potete anche contattarmi personalmente e privatamente. Il mio indirizzo è all'interno del sito di Roma 3, quindi se avete piacere anche di qualche spiegazione, che magari qui non avete, qualche domanda che qui davanti a tutti non avete avuto il coraggio di fare, o volete ulteriori chiarimenti, potete senz'altro contattarmi e io vi risponderò, perché il contatto anche con le domande, anche con queste tematiche, rappresenta un elemento di consapevolezza e di arricchimento anche per me e per il mio ruolo di docente, quindi vi ringrazio molto. Che bisogna fare, Monica? Ora ritornare in quella comune?
No, abbiamo concluso. Volevo aggiungere, vado in video un momento perché se no... Certo. Ecco, volevo aggiungere che nei prossimi giorni noi faremo altre attività di orientamento. Potete trovare tutte le informazioni sul sito studiumanistici.uniroma3.it. Il 30 faremo una giornata che si chiama Da passioni a professioni. Nel pomeriggio ci saranno incontri con nostri docenti e o nostri ex docenti che appunto parlano di eventuali e vari sbocchi lavorativi che ci sono per chi frequenta i nostri corsi di laurea, e poi faremo anche delle altre attività. Se andate sul nostro sito oppure ci cercate sui social Studi Umanistici Roma 3, potete tenervi aggiornati sulle nostre attività. Grazie a tutti. Grazie e mi auguro di vedervi alcuni almeno qui da noi il prossimo anno, quando speriamo, come ha detto il direttore, una parte consistente delle attività potrà anche essere ripresa in presenza. Va bene. Bene. Monica, grazie tante per l'aiuto. Arrivederci. Mi pare che tutto sommato... Arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.